Presidente, visto lo stretto arco temporale che ci rimane, io per l'illustrazione leggerei semplicemente l'impegno di questo ordine del giorno. L'Assemblea Capitolina impegna la Sindaca e la Giunta ad attivarsi affinché vengano poste in essere tutte le azioni possibili per contrastare la povertà e le disuguaglianze nella città di Roma, prestando particolare attenzione alle persone a rischio di esclusione sociale, ai senza fissa dimora e a coloro che vivono in situazioni di vulnerabilità temporanea o permanente, migliorando l'accesso ai servizi e favorendo la creazione di reti sociali di protezione e relazioni solidali per le persone che vivono in condizioni di isolamento sociale, potenziando gli interventi a favore delle famiglie con minori a rischio di povertà, rafforzando la rete di servizi innovativi per l'accoglienza, con particolare riguardo alla realizzazione delle stazioni di posta in ogni municipio, implementando la collaborazione tra gli assessorati competenti al fine di promuovere e ampliare tirocini, borse lavoro, percorsi di orientamento professionale e accompagnamento alla formazione al lavoro, al fine di aumentare le competenze trasversali e professionali utili per l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, utilizzando ogni utile strumento a disposizione, ivi compreso un concorso specifico, per aumentare il numero di assistenti sociali nell'amministrazione capitolina, in considerazione della grave carenza riscontrata e delle caratteristiche di insostituibilità di tale personale tecnico per l'azione efficace dei servizi sociali della città e per l'implementazione delle nuove misure di contrasto alla povertà, quale il reddito di cittadinanza, attivando strumenti di sostegno sempre più efficaci volti a garantire il diritto all'abitare e l'uscita da una condizione di insicurezza ed emergenza che coinvolge un numero crescente di abitanti nella città di Roma, sollecitando un intervento per il superamento delle criticità organizzative dei centri per l'impiego della città e il potenziamento degli interventi e strumenti di politica attiva per il lavoro per una migliore, più efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e uscita dalla povertà. Voglio aggiungere semplicemente, in replica a quanto appena detto dalla consigliera Mennuni, non è che uno si prepara un consiglio straordinario la settimana prima di quando viene calendarizzato, consultandosi al volo con noi stiamo lavorando da 3 anni, mi dispiace che voi non riusciate a comprendere quanto viene detto nelle commissioni e quanto viene fatto nella città, e ce ne faremo una ragione. Grazie.